La risata è contagiosa, si sa, ma se si tratta di Gabriele Cirilli è un'Italia intera ad esserne affetta. Passa anche da Castrovillari, infatti, il tour Tale e quale a me del comico abruzzese nel primo appuntamento della stagione teatrale comunale curata dal direttore artistico Benedetto Castriota presso il Teatro Sibaris della città del Pollino. Cirilli ha coinvolto il pubblico con le sue più celebri imitazioni e gag che uniscono l'esperienza in TV da Zelig all'omonimo programma su Rai 1 con quella sul palco scenico. Il teatro è l'unico posto dove io riesco a essere tale e quale a me stesso, quindi tale e quale a me, per questo lo spettacolo, l'hashtag iniziale è perché io apro al pubblico il mio hashtag, il mio privato, cioè io proprio partendo dal telefonino, poi non voglio svelare tutti i segreti per chi non ha ancora visto lo show, e ogni foto del mio hashtag dà spunto per un monologo, una canzone, un balletto, è uno show veramente completo che diverte per 2 ore consecutive. Again, perché c'è stata una grande richiesta in tutta Italia e quindi perché non portarlo pure in Calabria, che mancava. Io sono molto vicino alla gente, alle persone, e guardo la realtà, quindi la realtà mi dà spunto per tutto quello che c'è sul palco. Ma proprio lo stimolo per fare questo spettacolo è stato mio figlio, perché mi ha detto: papà, ma lo sai che se tu non hai un hashtag non sei nessuno? E io ho detto: che è un hashtag? E me l'ha spiegato, no? Che bisogna avere sai, il cancelletto Gabriele Cirilli, ti dà tutte le foto di Gabriele Cirilli. Mi ha aperto Instagram, quindi io lì dentro ci ho messo tutte le mie foto, no? Quelle anche personali. Una sera stavamo a tavola e le facevo vedere ai miei amici e le commentavo e ridevano. Allora io ho detto: perché non portarlo sul palcoscenico? E qui è nato lo spettacolo. Può sembrare una sviolinata, perché dice: vabbè, stai in Puglia, lo dici in Puglia, stai... l'Italia è tutta bella, però la Calabria è particolarmente un'emozione per me, perché ho degli amici veri, cioè non solo ci ho studiato insieme all'università, quindi parlo di più di 30 anni fa, e siamo rimasti anche amici, ci sentiamo ogni tanto per telefono, addirittura cerco di imitarli ogni tanto, c'è qualcuno che è di Girifalco e quindi parla così, no? E quindi io lo prendo in giro: Marcello, ciao Marcello. E no, c'erano tanti da Cosenza, Reggio Calabria, proprio amici veri veri. Perché? Perché sono molto simili a noi abruzzesi. I calabresi sono di cuore, tu ti fai un amico calabrese, un amico vero.